stato attuale, anche un recente studio dell'ANCE dice che forse il mercato immobiliare riprenderà nel 2040. Non c'è stata nessuna attenzione da parte della politica anche nell'ultima legge di stabilità nei confronti dell'immobiliare. Si possono fare tante cose perché tutti i paesi europei e mondiali sono usciti dalla crisi grazie al rilancio dell'immobiliare. In questo paese l'immobiliare cuba il 20% del PIL, quindi bisogna abbassare la tassazione, snellire la burocrazia che c'è per i costruttori e rivedere i piani regolatori. Abbiamo bisogno di nuove città, non dobbiamo più consumare suolo, abbiamo bisogno di rigenerazione urbana, ma per fare questo ci vuole una visione a lungo termine che purtroppo la politica attuale non ha. FIAIP prima dell'ultima tornata elettorale nazionale ha chiesto un ministero per l'edilizia e per la casa, per un settore che rappresenta il 20% del PIL. E purtroppo oggi anche noi la rappresentanza la facciamo un po' al Ministero dello Sviluppo Economico, un po' alle infrastrutture, un po' al Ministero di Grazia e Giustizia, quindi non si riesce a costruire questa cosa. Quindi rimarco ancora la richiesta di FIAI, ma di tante altre associazioni, bisogna fare un Ministero per la casa e l'edilizia specifico, perché non abbiamo infrastrutture, non abbiamo grandi opere e non abbiamo un progetto per l'edilizia.